Oggi si festeggia il vostro patrono, ma è l'occasione per, insomma, ringraziare tutti coloro che sono al lavoro e che spendono, ecco, diciamo, il loro tempo per questo corpo. Eh beh, sì, oggi è il nostro, la giornata in cui noi ci riuniamo in tutte le caserme d'Italia e facciamo festa, diciamo, in un certo senso per rinsaldare quella identità che ci contraddistingue. Qual è l'atmosfera che si vive dentro al comando dei Vigili del Fuoco di Arezzo? Oggi c'era anche questa notizia che avreste voltato le spalle al discorso di Alfano, ma c'è davvero tanta rabbia dentro questo comando? Ma la rabbia è un po' generalizzata a livello nazionale, perché ovviamente con le ristrettezze economiche che ci sono nello Stato, noi che siamo in prima linea ne paghiamo le conseguenze, e quindi ovviamente avremo necessità di maggior organico, abbiamo necessità di mezzi più all'avanguardia, e questo ci condiziona molto nello svolgere correttamente il nostro lavoro e di essere appunto pronti, operativi come dobbiamo essere. Luigino Farini è il più anziano in servizio al comando aretino. Quanti anni, da quanti anni indossa questa divisa? 42 mesi. Mi è sempre piaciuto, è stata sempre la mia passione. Ci ho provato e ce l'ho fatta, fino a 19 anni sono entrato e ora è passato qualche anno e ora ho fatto già la domanda di pensione.